Dopo la sconfitta ai ballottaggi resta altissima la tensione nel Partito Democratico. La minoranza si prepara alla resa dei conti venerdì in direzione. La richiesta è di rafforzare la struttura nel partito e la presenza nel territorio. Per Massimo D'Alema, Renzi deve lasciare la segreteria del partito. In questo modo, dice D'Alema in un'intervista al Corriere della Sera, il Premier sta rottamando il partito. Anche Romano Prodi lancia l'allarme: necessario cambiare politiche, non i politici. Nuova inchiesta della Procura di Roma sulle tangenti in Campidoglio. In manette sono finiti 4 imprenditori e 2 dipendenti comunali per un giro di mazzette legata alla gestione dei campi Rom. Le tangenti risalgono al periodo compreso tra la fine del 2013 e il marzo del 2014. Il neosindaco Raggi ringrazia la Procura e le forze dell'ordine. Ora dobbiamo voltare pagina. A 24 ore dal voto sul referendum per la permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, i sondaggi danno ancora massima incertezza, con un leggero vantaggio per chi vuole rimanere in Europa. Appello del Premier Cameron: l'uscita sarebbe irreversibile. Fed e BCE pronti a gestire la possibile emergenza. Difficile prevedere l'impatto sul mercato e sull'economia della zona euro, dice il governatore della BCE, Mario Draghi. Questa sera terza e ultima partita del girone di qualificazione degli europei di calcio per l'Italia di Antonio Conte. Gli azzurri sfideranno l'Irlanda, sapendo di dover affrontare lunedì prossimo negli ottavi di finale la temibile Spagna, vincitrice degli ultimi 2 europei ma sconfitta ieri sera dalla Croazia. Atletica Alex Schwarzer nuovamente positivo ad un controllo antidoping. Il marciatore è rientrato in gara dopo aver scontato una qualifica di 3 anni. Avrebbe assunto steroidi anabolizzanti. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7. Dunque, politica ancora in primo piano, con un Matteo Renzi che dopo i ballottaggi deve un po' rivedere le sue strategie. Innanzitutto si parla di un piano B per quanto riguarda il referendum, non legarlo più alla sua persona, ma insomma questo si vedrà. Intanto il primo appuntamento importante è questa resa dei conti tanto attesa dalla minoranza del partito per venerdì, quando si svolgerà la direzione. Nel frattempo, mentre i grillini festeggiano i risultati raggiunti, nel centrodestra si fanno anche qui dei bilanci e soprattutto torna a farsi sentire Bossi. Sentiamo. Alta tensione nel PD in vista della direzione di venerdì. L'ex segretario Bersani dice: Renzi deve avere l'umiltà di riflettere. Abbiamo perso perché abbiamo perso contatto con la realtà. Renzi dovrà affrontare l'opposizione interna che chiede anche la fine del doppio incarico tra Palazzo Chigi e il Nazareno. Il Premier non minimizza. Quello che ha premiato i 5 Stelle è stato un voto non di protesta ma di cambiamento e dunque bisogna accelerare, tornare a interpretare la spinta rinnovatrice perché l'elettorato fa zapping. Con queste premesse dunque il Presidente del Consiglio dà l'impressione che più che cambiare traiettoria voglia pigiare sull'acceleratore. Lo scenario possibile sarebbe quello con un vice segretario unico, con un rafforzamento del ruolo di Lorenzo Guerini, così come proposto anche dall'ormai ex sindaco di Torino Piero Fassino. Al momento non c'è niente di concreto, a parte le voci che suonano un po' come desiderata di qualcuno, fanno sapere fonti parlamentari Dem, e il ministro Del Rio fa quadrato intorno al Presidente del Consiglio. Il doppio incarico di Renzi non deve essere messo in discussione. Ma il dopovoto è agitato anche nel centrodestra, scottato dalla perdita di Parisi a Milano e non solo. Contraccolpi si registrano soprattutto all'interno della Lega Nord, dove Umberto Bossi va all'attacco del segretario. Abbiamo perso per colpa sua, a me non piace la linea di Salvini, va solo a raccattare un po' di voti per poi scappare, cercare di prendere qualche sedia in più non porta da nessuna parte. Ma poco prima Matteo Salvini aveva negato l'immagine di una Lega sconfitta, anche se aveva riconosciuto: a Milano non siamo stati abbastanza coinvolgenti e appassionanti. Da Forza Italia il nuovo stop a Salvini: non può essere lui a guidare il centrodestra. Gli unici a festeggiare ovviamente sono i 5 Stelle. Luigi Di Maio, in qualità di responsabile dei comuni nel movimento, ha incontrato Virginia Raggi per programmare col neo sindaco di Roma, che si insedierà domani, i prossimi step. Nelle prossime ore verrà annunciata la squadra per il Campidoglio. Intanto emerge che anche i candidati assessori del movimento, oltre a sindaco e consiglieri, vengono sottoposti al codice di comportamento firmato da Virginia. In caso di inadempienze rischiano una multa per danno d'immagine di oltre 100.000 euro. Intanto Beppe Grillo guarda sempre più in alto, verso Palazzo Chigi. Siamo decollati, dice, ora dobbiamo salire di quota. E nel frattempo 2 autorevoli esponenti del passato del PD dicono la loro su quello che sta succedendo, sui risultati dei ballottaggi, in 2 interviste destinate sicuramente a sollevare nuove polemiche. Vediamo.
un 1-2 sulle pagine dei giornali. Romano Prodi e Massimo D'Alema dicono la loro sul risultato elettorale e le analisi dei due fondatori del PD sono impietose. Il professore, intervistato da Repubblica, manda un messaggio chiaro al governo. È necessario cambiare politiche, 2 anni bastano per logorarsi, anche i nuovi leader invecchiano veloci, avverte Prodi, i populisti crescono perché c'è troppa ingiustizia, l'ascensore sociale è bloccato e dentro si soffoca, la politica uniforme non dà soluzioni e la rabbia della gente crea un altro campo, così la sinistra resta nei cenni storici. La strada è quella del cambiamento possibile, che deve entrare nel cuore della gente, l'unico a capirlo è il Papa. D'Alema, intervistato dal Corriere della Sera, guarda già al referendum costituzionale di ottobre e sfida il Premier. Così Renzi sta rottamando il PD, dice, al referendum io voterò no, la riforma è fatta male, riduce gli elementi di controllo democratico e trasforma il Parlamento nella falange di un capo. E aggiunge, se la riforma non passa, non ci sarà alcun terremoto. È già successo che il referendum abbia bocciato la riforma del centrodestra e non c'è stato nessuno sconvolgimento. E Renzi non deve dimettersi nel caso in cui si perdano, ma se proprio insistesse, occorrerebbe un nuovo governo per riscrivere la legge elettorale. D'Alema punta il dito contro l'Italicum. È incostituzionale e il ballottaggio rischia di diventare una roulette in un sistema con 3 o 4 poli. Va ripensato. Quanto al PD, D'Alema è duro. Renzi deve cambiare, ma non mi sembra tenga conto della realtà. La segreteria del partito deve andare a un altro. Il PD ha perso una parte molto grande dell'elettorato di sinistra. D'Alema nega di avere intenzione di fare una scissione. È un problema da porre ad altri. Non ho l'età per fondare nuovi partiti, ma mi resta l'energia per fare lotta politica e questo non mi può essere impedito da nessuno. Intanto Roma viene scossa da una nuova inchiesta su tangenti, in questo caso si parla di mazzette pagate per ottenere appalti riguardo a campi rom per lavori che poi spesso e volentieri non venivano nemmeno realizzati. L'inchiesta non è legata a Mafia Capitale, tra l'altro i benefici che otteneva chi concedeva questi appalti erano di gran lunga inferiori rispetto all'altra inchiesta, vediamo. Un giro di mazzette al Campidoglio, non si tratta però di Mafia Capitale ma di un'inchiesta parallela che riguarda la gestione di alcuni campi nomadi a Roma tra il 2013 e il 2014. I carabinieri sono riusciti a filmare il passaggio di denaro nella sede del Dipartimento delle Politiche Sociali tra alcuni imprenditori e dipendenti del Comune. Tangenti da 3.000 euro ma anche promesse di assunzioni o regali come biglietti del teatro, gioielli, persino un escavatore. Così gli imprenditori che si occupavano dei campi rom si aggiudicavano gli appalti per la manutenzione. 4 di loro che lavoravano per le cooperative sociali sono in carcere, un vigile urbano e una dipendente del comune invece ai domiciliari, mentre è indagata assieme ad altre 5 persone Emanuela Salvatori, la funzionaria del Dipartimento delle Politiche Sociali, già condannata a 4 anni di carcere nell'ambito dell'inchiesta di Mafia Capitale. Le accuse vanno dalla corruzione al falso in atto pubblico fino alla turbativa d'asta. Secondo gli inquirenti, gli appalti dei campi rom come dei centri di accoglienza della città venivano affidati senza gara, con affidamenti su emergenze create ad hoc. Poi, una volta assegnati, gli imprenditori intascavano il denaro pubblico, evitando spesso di fare i lavori. L'inchiesta è nata grazie a una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali alcuni abitanti dei campi rom raccontavano del giro di mazzette tra imprenditori e funzionari comunali. Ma perché solo ora i primi arresti in questa inchiesta? Il procuratore aggiunto, Ielo, ha tenuto a precisare che le indagini erano state congelate per permettere alle forze giudiziarie di rimanere concentrate sul mondo di mezzo. E la polizia sta eseguendo perquisizione e sequestri, notificando avvisi di garanzia a 6 indagati dalla procura di Caltagirone per una presunta truffa da 1 milione di euro nella contabilità sulle presenze di migranti nel CARA di Mineo. Le indagini della squadra mobile del commissariato sono state avviate sul risultanze dell'inchiesta di Mafia Capitale, ma non riguarda il filone principale sulla gara complessiva ritenuta illegittima dal presidente del l'ANAC Raffaele Cantone, di cui la procura di Catania è titolare. E adesso parliamo dei Notav, perché ieri ci sono stati dei nuovi arresti, vediamo. 2 persone in carcere, 9 agli arresti domiciliari, altre 9 con l'obbligo di firma. 20 in tutto gli arresti tra attivisti Notav e antagonisti collegati ai centri sociali che avevano partecipato il 28 giugno dello scorso anno al corteo in Val di Susa, una marcia di 1.500 manifestanti contro il progetto dell'alta velocità. Poi gli scontri al cantiere di Chiomonte tra le forze dell'ordine e un blocco composto da un centinaio di persone che si stacca dal corteo, volano sassi e lacrimogeni, il bilancio finale di 4 poliziotti
morte e 4 manifestanti feriti. Già allora ci furono fermi e sequestri di materiale che la polizia ha poi mostrato: mazze, scudi in plexiglass, maschere antigas, fuochi d'artificio, fumogeni. La notizia degli arresti di ieri mattina arriva poche ore dopo i festeggiamenti in piazza a Torino della neosindaca 5 Stelle Chiara Appendino, sostenuta dal movimento NoTav nella corsa elettorale contro Piero Fassino. Un'operazione già pronta da giorni dal PM Rinaudo e i suoi amici della questura hanno deciso di attendere l'esito del ballottaggio e la caduta del partito amico, il PD, prima di scaricare la loro ennesima azione intimidatoria, commentano dal loro sito in OTAV, convinti che questo post elezioni si carica di ulteriori significati nella città di Torino e in Valsusa. Di certo Chiara Appendino è il primo sindaco di Torino amico del movimento. Lei sugli arresti dice che non è compito di un sindaco commentare l'operato della magistratura e dichiara: c'è un clima di tensione evidente dovuto alla mancanza di risposte politiche che noi speriamo di poter colmare riportando al centro del dibattito le legittime ragioni del no all'opera. Il giorno dopo la vittoria aveva detto che il sindaco non può fermare il TAV, annunciando anche l'uscita dall'osservatorio tecnico. Ed è di 5 feriti il bilancio, 5 feriti gravi però, il bilancio dell'incidente avvenuto ieri ad un gruppo di italiani che viaggiava su un pullman in Austria sull'autostrada a 70 km da Vienna. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. Facevano parte di una comitiva di pellegrini friulani in viaggio verso la Polonia. Gli altri 41 passeggeri sono rimasti feriti lievemente. Il pullman si è schiantato, vedete nelle immagini, contro un tir fermo lungo la carreggiata per un guasto al motore. L'impatto è stato violentissimo. Alcuni testimoni raccontano che la guida del gruppo è stata sbalzata fuori dall'abitacolo e 3 passeggeri sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Solo l'intervento dei vigili del fuoco li ha liberati. Per soccorrere tutti i feriti sono occorse 24 ambulanze ed un elicottero. L'autostrada del sud è rimasta bloccata per 5 ore. E adesso parliamo della Brexit, perché domani è il giorno del tanto atteso referendum, quindi a questo punto la Gran Bretagna dovrà decidere se rimanere o meno nell'Unione Europea. Ieri sera c'è stato uno scontro in diretta tra l'ex sindaco di Londra e quello attuale, quindi Boris Johnson e Sadiq Khan, su questo argomento, mentre continuano i sondaggi, probabilmente a decidere a questo punto saranno proprio gli indecisi. Vediamo. Leave or remain? Alla vigilia della storica scelta a favore o contro la Brexit, decisione che potrebbe cambiare il destino del vecchio continente, i sondaggi si moltiplicano. Quello pubblicato dal Daily Telegraph dà in vantaggio gli europeisti 53 a 46. Ma i 7 punti di differenza potrebbero essere la naturale conseguenza del terremoto emotivo che ha travolto l'opinione pubblica dopo l'omicidio di Jo Cox, deputata laburista sostenitrice convinta del Remain. Il sondaggio telefonico Survation per IG, condotto per telefono, dà invece un solo punto di vantaggio del Remain su Leave, 45 a 44. Ma tutto si risolverà all'ultimo minuto nella cabina di voto. Dopo l'esplodio di lunedì, le borse europee si mostrano prudenti e chiudono in territorio positivo. L'eventuale sia la Brexit, ha detto la presidente della Fed Yellen al congresso, poco prima dell'apertura di Wall Street, potrebbe aprire un periodo di incertezza per l'economia statunitense, con la domanda interna che potrebbe infiacchirsi, e di volatilità dei mercati. La Banca Centrale Europea è pronta a ogni evenienza, le ha fatto eco il presidente Draghi, parlando alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. È molto difficile prevedere l'impatto del voto britannico nelle sue varie dimensioni, sui mercati e sull'economia dell'Eurozona. E ci spostiamo adesso in Libia, dove la battaglia contro l'ISIS per la riconquista di Sirte sembra arrivata alle battute finali. La città nelle prossime ore dovrebbe essere riconquistata dalle milizie libiche. Vediamo. Vi stiamo liberando dall'ISIS, lasciate le zone degli scontri, mettetevi al sicuro in vista della battaglia finale. L'aviazione governativa libica ha lanciato volantini su Sirte, un tempo roccaforte di Gheddafi che fu trovato e ucciso nella prima periferia della città e successivamente caduta nelle mani del sedicente Stato Islamico. Come al tempo della rivoluzione 5 anni fa, la presa di Sirte è strategica per riportare ordine nel paese che il governo Serraj non è ancora riuscito a ricompattare. Le milizie di Misurata, le più potenti dai tempi della rivolta anti-Gheddafi e che, dopo aver deciso di sostenere il Premier, sono state inglobate nell'esercito nazionale, dopo la cruenta battaglia di ieri si preparano per l'assalto finale al Ouagadougou Conference Center, l'imponente polo congressi voluto dall'ex Rais nella sua città.
vi si sono asserragliati gli ultimi resistenti dell'ISIS che a Sirte hanno trovato anche l'appoggio degli irriducibili fedelissimi di Gheddafi che hanno sperato di cavalcare le bandiere nere per tornare al potere. I combattimenti di ieri hanno lasciato sul terreno almeno una cinquantina di morti tra i miliziani e più di 200 feriti. Da Tripoli è arrivato all'Italia l'appello a curare una ventina in condizioni gravissime. Ma la situazione nel resto del paese è tutt'altro che risolta. Ieri a Garabulli, una sessantina di chilometri ad est della capitale, ci sono stati violentissimi scontri tra milizie locali e i misuratini. Le prime hanno avuto la peggio e durante i combattimenti qualcuno, non si sa chi, le accuse sono reciproche, ha centrato un deposito di munizioni. I morti sarebbero più di 30. Una situazione pericolosamente in bilico che ha spinto l'inviato ONU per la Libia, Martin Kobler, a richiamare tutti all'osservanza del sacro mese del Ramadan. E intanto continuano le provocazioni da parte della Corea del Nord. Nelle ultime ore c'è stato il lancio di alcuni missili tra le proteste della comunità internazionale. Due missili a media gittata lanciati a distanza di due ore vicino alla base di Wonsan. Un altro test da parte della Corea del Nord, il sesto per la precisione dal 15 aprile ad oggi. Il primo lancio avvenuto alle 5.58 ore locali, le 11 di sera in Italia, sarebbe stato un flop disintegrandosi nel Mar del Giappone, mentre il secondo, sempre in direzione del Giappone, due ore dopo, avrebbe avuto un parziale successo coprendo 400 km e avvicinandosi a quota 500, soglia minima per poter affermare la riuscita di un missile a media gittata, almeno così dicono le valutazioni del comando militare congiunto sudcoreano. Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, ad assistere al test il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il premier giapponese Shinzo Abe ha espresso protesta formale sul test missilistico, sottolineando che i tentativi del regime di Pyongyang non possono essere più tollerati. Parlando ai giornalisti, il ministro della difesa ha ribadito che i lanci, oltre a violare le risoluzioni delle Nazioni Unite, rappresentano un atto provocatorio. Protesta condivisa dal Dipartimento di Stato americano, che però ha precisato che i missili di Pyongyang non sono comunque un pericolo per gli Stati Uniti e che l'America continuerà a controllare la situazione. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha definito i test missilistici nordcoreani provocazioni compiute in esplicita violazione delle risoluzioni ONU, che rafforzano l'impegno della comunità internazionale a risolvere la questione delle attività proibite di Pyongyang, anche con l'ulteriore stretta delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza. Siamo pronti in qualunque momento a difendere noi e i nostri alleati da qualsiasi attacco e provocazione, ha detto il Pentagono. E adesso lo sport con gli europei di calcio. Questa sera l'Italia di Antonio Conte è in campo contro l'Irlanda. Sicuri del primo posto, gli azzurri affronteranno negli ottavi di finale la Spagna. Vediamo. Quello che nessuno si aspettava è divenuto realtà. Il clamoroso successo in extremis della Croazia sulla Spagna confeziona per l'Italia un ottavo ad alto rischio. Ricordando la mara finale degli europei 2012, dove le furie rosse di Del Bosque ci inflissero un durissimo 4-0. Prima però c'è questa sfida con l'Irlanda, inutile ai fini di un girone già vinto dagli azzurri. Lampade ed infrarossi quale terapia d'emergenza al disastrato terreno di gioco dello stadio di Lille, che creeranno pochi problemi alle due contendenti. Ben altri sono invece i pensieri di Antonio Conte, il quale, notata un'ovvia quanto involontaria rilassatezza del gruppo, lo ha subito ricompattato. In realtà l'Italia che vedremo in campo stasera dovrebbe avere ben 8 novità, iniziando da Buffon, che lascerà il posto tra i pali a Sirigu, sino ad arrivare al vertice dell'attacco Pellè, rilevato sin dal primo minuto da Zaza. Il messaggio urbi et orbi di Conte è come al solito duro e con una sottile vena polemica. Noi ci teniamo. Se voi la considerate inutile, io non la considero inutile. È una partita che ci deve dare delle risposte e quindi anche le scelte verranno fatte in funzione di questo. L'Irlanda, ancora in gioco ma solo per un fattore matematico, cercherà di mettere in campo la consueta gagliardia, fattore che preoccupa non poco Antonio Conte, che si dice consapevole di come un eventuale passo falso azzererebbe di colpo le tante note positive giunte sinora ai suoi ragazzi. Ed è a loro che il nostro CT lancia un perentorio messaggio, ennesima conferma del suo inconfondibile marchio di fabbrica. Mi aspetto una prestazione da squadra, si vince e si perde da squadra, nella squadra poi si esalta il talento del singolo. Se riusciremo a fare le cose per bene avremo delle buone chance di vincere la partita.
E si torna a parlare di Alex Schwarzer, il marciatore oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km di marcia e risultato, lo ricordiamo, positivo ad un controllo antidoping pochi giorni prima dei Giochi Olimpici di Londra del 2012. Ebbene, sarebbe stato trovato nuovamente positivo. La notizia viene riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Il marciatore avrebbe assunto steroidi anabolizzanti durante la preparazione per il suo rientro nelle competizioni a gennaio di quest'anno. Schwarzer, squalificato per 3 anni e mezzo, era rientrato ufficialmente alle gare l'8 maggio scorso, quando Roma vinse il mondiale della 50 km di marcia, qualificandosi anche per le Olimpiadi del mese prossimo di Rio de Janeiro. Ma con questa positività diventa a questo punto molto difficile la sua presenza in Brasile. Se tutto verrà confermato, Schwarzer rischierebbe anche la radiazione a vita dallo sport. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Gaia Tortora. Vi auguro una buona giornata.